Amici e amiche di Teletruria, ben trovati con spunti di vista della prima puntata, due ospiti a settimana, l'appuntamento è fisso tutti venerdì sera dopo il TG. Parleremo di politica, ma non solo, con i protagonisti della scena aretina, e non potevamo che iniziare con il sindaco di Arezzo Alessandro Rinaldi, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Purtroppo, sindaco, questa trasmissione inizia in un momento, in un periodo molto difficile per la città che lei amministra. Molto drammatico, perché ieri due dipendenti dell'archivio di Stato purtroppo sono deceduti per un incidente sul lavoro, le cui cause sono ancora in corso di determinazione da parte della magistratura. Ancora oggi non sappiamo quando si svolgeranno i funerali, ma comunque ho deciso di indire lutto cittadino per quel giorno, per far sentire alle famiglie la vicinanza di tutta la città alle vittime del lavoro. Ecco, una decisione diciamo che tutti approviamo, e anche da questa puntata, da questo studio, trasmettiamo il nostro cordoglio alle famiglie colpite da questa tragica fatalità. Torniamo a parlare delle cose quotidiane, caro sindaco, e questa sera, in questi 12 minuti che restano, dovrò dividere il mio compito in tre fasi. Dovrò intervistare il sindaco di Arezzo, l'assessore alla cultura e il presidente di Ato Rifiuti. Scelga lei l'argomento, le do questa facoltà. Cominciamo dal lato rifiuti. Ecco, lato rifiuti, che è la cosa più, ecco, più calda, più sporca per certi aspetti. Sì. Però senta, dica la verità, lei si diverte a fare il presidente del lato rifiuti? Io ho questa sensazione. No, guardi, io mi diverto a fare il sindaco. Il caso ha voluto che mi toccasse la presidenza del lato Toscana Sud, e quindi sto cercando di interpretare quel ruolo al meglio. Ci metto molto impegno, questo sì, e i risultati penso che si stiano pian pianino vedendo. Lato, ne parlavo proprio qualche giorno fa con la commissione regionale d'inchiesta sulle discariche sequestrate sul sistema dei rifiuti, il lato sud dei tre ATO in Toscana è quello che funziona meglio di tutti, e un consigliere regionale a questa mia affermazione ha detto: stiamo freschi se voi siete quelli che state meglio. Non vorrei che fosse confuso il rapporto, certamente non idilliaco, tra lato e il gestore con il funzionamento del lato, che è un insieme di comuni, 104 comuni, le tre province di Arezzo, Siena e Grosseto e la parte meridionale di quella di Livorno, che funziona effettivamente in maniera molto vivace, molto attenta, sta lavorando bene per il risparmio, diciamo, dei costi per lo spazzamento e la lavorazione dei rifiuti. C'è un dato oggettivo, però chi decide la gestione del rifiuto è però Sei Toscana, e lei adesso ha un rapporto conflittuale, e torno al sindaco di Arezzo. No, loro sono i nostri gestori, quindi in realtà chi è che fa il piano d'ambito e che decide come, dove fare servizi e dove smaltire i rifiuti è Lato, però che è l'ente di indirizzo e controllo. Io sono dentro Lato il sindaco di Arezzo, quindi e vado sempre a distinguere i due ruoli. Quando parlo da presidente devo interpretare il volere di tutta l'assemblea, 104 sindaci. Quando parlo nell'interesse del mio comune, io mi alzo, vado al podio e parlo da sindaco di Arezzo, perché è fondamentale distinguerli questi ruoli. E lei nei giorni scorsi è stato molto didascalico nel fare un diktat proprio a Sei Toscana, dicendo: se le conclusioni giudiziarie saranno una certa maniera, noi romperemo questo accordo. Beh, è un questo tema contratto che di servizio. In realtà mi viene posto da più sindaci hanno fatto richiesta della valutazione circa l'opportunità di una risoluzione anticipata del contratto, alla quale io mi sono sempre un pochino negato, perché risolvere anticipatamente un contratto senza certezza su quello che può essere l'andamento è un gesto importante, un gesto deflagrante, ma è un gesto che potrebbe costare molto caro. Potrebbero essere degli effetti collaterali. Esattamente, la richiesta danni da parte di un gestore che a fine processo dovesse risultare non colpevole in alcun modo. Diciamo che negli ultimi giorni si è arrivati alla considerazione che è possibile affrontarlo questo tema, naturalmente previa una pesante consulenza da parte di un esperto in diritto amministrativo, perché abbiamo scoperto che tra i soggetti per i quali viene chiesto il rinvio a giudizio ci sono non soltanto le persone fisiche, ma anche Sei Toscana e anche Siena Ambiente, che è mandataria
del raggruppamento temporaneo di aziende che provvede al servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E pertanto si pone un tema circa il fatto che questo indebito arricchimento che potrebbe essere posto a carico del gestore ci pone nelle condizioni di poter chiedere la risoluzione anticipata. Senta, lo chiedo questo proprio al Presidente dell'Autorità d'Ambito Toscana Sud dei Rifiuti, ma la discarica, l'impianto di Scarlino è veramente un ferro vecchio? Perché mi risulta, secondo i ben informati o i cattivelli della situazione, che la base di tutte queste fibrillazioni c'è proprio il futuro di questo impianto. Ma non soltanto. Ora, Scarlino ha le sue criticità e le sue opportunità. È l'intero sistema che non funziona troppo bene. Ma perché? Perché in realtà è lo stesso contratto che ha delle criticità. Nel senso che il costo di smaltimento dei rifiuti è stato commisurato a un costo storicizzato che appare come costo figurato. Per poter arrivare correttamente a sapere non soltanto che cosa costa il servizio, ma anche quanto è caricabile sui cittadini, occorre per forza di cose arrivare a una tariffazione di tipo puntuale, cioè il cittadino paga per quello che conferisce, non per quante persone ci sono nel nucleo familiare e quanta è la superficie della sua abitazione, perché questo è un costo figurato. In realtà vediamo quanti chili alla settimana conferisce quel cittadino o quanto materiale di scarto conferisce l'azienda XY. L'attuale sistema di valutazione è un vuoto per pieno che da una parte scontenta cittadini e aziende e dall'altro in questo momento sta mettendo in difficoltà il gestore che ha chiuso un bilancio con 4 milioni e mezzo di perdite. Attenzione, come ho avuto modo di dire anche in commissione, i 4 milioni e mezzo di perdite non sono tutti per scarsa efficienza della parte che conferisce il rifiuto, ma soprattutto scarsa efficienza del gestore. Tutti gli anni paga 700-800 mila euro di consulenze legali, voglio dire, si fa la svelta, poi accumulare debiti, no? Senta, tornando invece ad una discarica qua vicino, Podere Rota, cosa ha da dirmi? Podere Rota è una discarica. È una rota che gira? È una rota che gira, è una discarica che sta funzionando in questo momento con una criticità che è quella delle emissioni. So che ha avuto un termine ultimo. O d'origine. Beh, insomma, il termine ultimo è trovato da solo, perché se continuerà Podere Rota ad accogliere con questa percentuale il rifiuto che proviene da Toscana Centro, cioè sostanzialmente dall'area fiorentina, che sono circa quasi 100.000 metri cubi di 100.000 tonnellate di rifiuto all'anno, la chiusura, la saturazione, non la chiusura, la saturazione, quindi il riempimento completo di questa buca che si riempie di rifiuti è tra il 2020 e il 2021, quindi va a conclusione. E siamo alle porte. Siamo alle porte. Quello che io ho proposto è il fatto di togliere da Podere Rota la lavorazione della parte umida, che è quella fonte di odore nocivo nei confronti della vallata. Per farne che cosa? Per trasferirla ad Arezzo, non perché io voglio l'odore, perché ad Arezzo sta già lavorando il compost, sta già lavorando la parte umida in maniera efficace. Se riesce a dotarsi di un impianto che intestata al tutto mette un biodigestore che quindi recupera anche gas metano dalla spazzatura, si ottiene un importante efficientamento di tutto il sistema. Chiariamo, trasferire ad Arezzo l'impianto di smaltimento che abbiamo San Zeno, che è un fiore all'occhiello. Che è un fiore all'occhiello, è un impianto di recupero integrale. Ce ne sono pochissimi in Italia. Noi non soltanto siamo in grado di valorizzare in caldaia il rifiuto, ma siamo in grado anche di differenziarlo e di lavorare tanto separatamente. Per fare un esempio, sindaco, non è l'impianto di Scarlino, che è veramente quello, un ferro vecchio. Tornando invece all'attualità, è di ieri la rottura di ANCI, un durissimo documento di ANCI sul bando periferie. Insomma, il presidente ANCI è stato durissimo e tra l'altro è proprio di poche ore la nota di Mugnai, del deputato Mugnai, che appoggia le richieste di ANCI criticando il governo. Solo promesse, sono solo canzonette, diceva. No, io non credo che il premier Conte abbia potuto spendere le parole che ha speso la settimana scorsa quando nell'incontro che ha avuto con ANCI ha dato assicurazioni circa il fatto che il decreto milleproroghe sarebbe passato così com'era, ma che nel periodo che intercorre tra l'approvazione del milleproroghe e la conversione in legge era possibile, e lui si è impegnato a farlo, di realizzare un nuovo decreto legge specifico unicamente per il tema delle periferie, per far ritrovare ai comuni quelle risorse che in questo momento sono state spostate al 2020, che poi in realtà si tratta di gennaio 2021. Non credo che Conte si sia potuto permettere di fare un'affermazione del genere se non aveva
l'avallo da parte della maggioranza di governo, quindi 5 Stelle e Lega. C'è un dato oggettivo, però la maggioranza dovrà i soldi per il decreto dignità e per la flat tax, da qualche parte deve andare a prendere. Non c'è dubbio, però la soluzione che poi alla fine ricalca un po' quello che io avevo richiesto nell'emendamento che avevo proposto ai deputati di Forza Italia, Mugnai ed Ettore, cioè di far sì che i comuni virtuosi, cioè quelli che hanno già avviato i lavori addirittura o hanno completato le progettazioni entro il 15 settembre, termine dato direttamente dalla Presidenza del Consiglio all'inizio di agosto, solo per questi si potesse dar corso immediatamente al mantenimento delle risorse. Tutti gli altri, man mano che le risorse vengono buone, sarebbero stati erogati i fondi. Il concetto del governo, e devo dire che questo è sano, è quello di non tenere le risorse ferme, cioè se alcuni comuni, e purtroppo sono la maggior parte, non sono ancora pronti a iniziare i lavori, è poco, come dire, efficace tenere ferma la risposta, la risorsa corrispondente a quei lavori, ma noi che siamo i primi, tra l'altro siamo portati a esempio tutte le volte che si parla dell'efficienza dei comuni, noi abbiamo, tra virgolette, diritto ad averli subito, ci sono stati promessi. Io ho un contratto che ho firmato con fascia tricolore alla Presidenza del Consiglio insieme al direttore generale, al segretario generale della Presidenza del Consiglio, Paolo Aquilanti, faccio nome e cognome, che mi diceva mi dava 18 milioni di euro. Ora, nella denegata ipotesi in cui non me li dovessero dare, mi porrò anche il tema se è il caso di andare a perseguire chi ha firmato quell'atto. Sindaco, una cosa certa, non li venga a chiedere a me che non glieli posso dare. Ma non li chiedo neanche a Paolo Aquilanti, chiedo al governo. Senta, questione sicurezza. In certe zone di Arezzo sembra che ormai siano interdette agli aretini. A proposito, lei ci è andato la sera a viaggiare per la zona dell'ex stand, lo disse su un'intervista. Guardi, io ci sono andato e devo dire che quando ci sono andato da solo e a piedi non ho avuto mezzo problema. Sarò stato fortunato? Mi riconoscono, quindi evitano di creare problemi quando mi vedono? Tutto è possibile. Però non ho avuto la percezione di insicurezza che spesso viene riferita. Ma questo non vuol dire che non ci sia, vuol dire che i cittadini in certe situazioni si sono trovati e si trovano in difficoltà. Rispetto a questo è bene chiarire che l'amministrazione ha già fatto, fa e se non basta farà ancora di più. Tanto per dirne una, tra Pionta, Giardino di Campo di Marte e quartiere di Saione, fino a una settimana fa, cioè fino all'aggressione avvenuta a carico di una cittadina, c'era una pattuglia che girava con continuità per queste strade, una pattuglia in automobile che al bisogno creava la possibilità di sicurezza. Ho chiesto un aumento delle pattuglie, adesso ce ne sono due, una in macchina e una è a piedi. E quindi c'è un pattugliamento continuo a piedi da parte di due vigili urbani, oltre al vigile di quartiere che fa però anche altre cose. Questo per dire che l'impegno dell'amministrazione c'è. Se non si riesce a ottenere livelli di sicurezza accettabili, si farà ancora di più. Mi farò l'attore nei confronti del prefetto di un messaggio di preoccupazione di questo tipo, se si dovesse arrivare nuovamente a dover mettere in discussione la sicurezza dei cittadini. Questo riguarda la sicurezza. Poi ci sono i cattivi comportamenti, comportamenti maleducati, di chi bivacca tutto il giorno senza far nulla di concreto, di chi beve, di chi usa gli spazi pubblici come latrine pubbliche. Ecco, questa è tutta un'altra materia che crea un disagio nei cittadini, ma che spesso non è penalmente perseguibile. Senta, il tempo è tirando ed è velocissimo, però una curiosità, la mancanza di bagni pubblici ad Arezzo sta diventando un problema. Comanducci disse che era l'attenzione allo sì, studio è vero, della commissione. È vero, abbiamo fatto una commissione apposita per studiare il posizionamento e la gestione di bagni pubblici. Non soltanto nella parte, diciamo, pedemontana della nostra città, la parte in pianura, ma soprattutto nel centro storico, dove specialmente nei fine settimana, ma devo dire a questo punto anche durante la settimana per nostra fortuna, e durante tutto l'anno e non solo l'estate, c'è un'elevata presenza di turisti, i quali hanno giustamente il diritto di servirsi di servizi igienici. Senta, abbiamo pochi secondi, questa volta la chiedo all'assessore della cultura, è stata un'estate straordinaria. La lirica gli ha dato grande soddisfazione, è stata una sua scommessa vista, dobbiamo dirlo. La ringrazio. Pane, dare a Cesare quello che è di Alessandro Ghidelli. In questo caso il 12 ottobre ci sarà un grande evento, lo può ricordare? Lo ricordiamo. È la scoperta dell'America. Non è la scoperta dell'America, che poi per Arezzo ha un altro significato ancora, che è la morte di Piero della Francesca. Certo. Comunque, che è però di San Sepolcro. Che è di San Sepolcro. Qualcuno dice che è anche la data in cui è morto Lorenzo il Magnifico, quindi ci sono vari motivi per ricordare il 12 ottobre. Noi abbiamo voluto far coincidere questa data con la presentazione alla stampa e quindi la preview di un'importantissima mostra che è affidata al grande vignettista Milo Manara,
che presenterà i pannelli originali del suo libro su Caravaggio, quindi una mostra su Caravaggio illustrata da Milo Manara e dagli illustratori di Caravaggio, quindi ci saranno dipinti d'epoca di epigoni di Caravaggio, con una grande, importantissima novità che non vi dico, venite tutti e ci sarà svelata una grande, grandissima notizia a livello culturale. E allora, la mostra svelata il 12 ottobre con Alessandro Ghedelli, che ringrazio per essere stato il primo ospite di Spunti di Vista. Restate con noi, a tra poco. Grazie a voi.